Benvenuti a un nuovo appuntamento con il rotocalco ADN Cronos. Come sarà il nostro pianeta quando la temperatura aumenterà di 6 gradi? A disegnare lo scenario futuro con la sua solita ironia e l'attore comico Giobbe Covatta, da sempre impegnato sul fronte ambientalista e umanitario. Lo abbiamo incontrato. Sarà il mondo con una temperatura più alta di un grado? E quando i gradi saranno 2? E quando saranno 6? Come vivranno i nostri figli, i nostri nipoti e pronipoti? Io immagino la peggiore delle ipotesi, cioè immagino il fatto che in questi 100 anni la temperatura sale di 6 gradi, dico non plausibile perché in 100 anni non ce la farebbe la temperatura a salire di 6 gradi e con l'aumento della temperatura di 6 gradi si arriva alla sesta estinzione, l'estinzione della specie umana. Il futuro del pianeta secondo Giobbe. Il comico, attore e scrittore riesce come sempre a parlare, con l'ironia pungente e l'intelligente sarcasmo che gli sono propri, di temi importanti come l'ambiente e l'ecosostenibilità. Lo fa nello spettacolo che sta portando in giro per l'Italia, intitolato appunto 6 gradi. Cioè il fatto che io sfascio tutto e che mio nipote ne subisca delle conseguenze in qualche maniera, come dire, mi carica di una responsabilità maggiore. Giobbe immagina i seri problemi che i nostri discendenti dovranno affrontare, adattandosi a vivere o sopravvivere in un pianeta divenuto assai poco ospitale, convinto che si debba cominciare sin da oggi a risolvere i problemi dell'ambiente, della sovrappopolazione e dell'energia, a partire da quello dei rifiuti. Cioè tutto quello che noi facciamo, lo facciamo immaginando quello che succederà fra una settimana, fra 20 giorni, fra un anno, forse fra 5 anni. Ma quello che succede fra 200 anni, e uno dice, ma a me che me ne importa di che cosa succede fra 200 anni, da mo che sono morto fra 200 anni, capisco tutto questo, però non possiamo far finta di niente, vanno prese delle decisioni importanti. Io faccio un esempio banalotto, ma insomma, il problema della spazzatura e della monnezza, no, la monnezza non va smaltita, la monnezza non va fatta. Quando ero piccolo io facevo tutta la monnezza che facevo. Tutta la monnezza che è venuta dopo è venuta perché per vendere una matita bisogna metterci intorno 5 kg di plastica. Tutta questa roba, voi direte, ma allora è facile, basta levare il contenitore di plastica dalla matita. No, perché quel contenitore fa parte del PIL. Se levi il contenitore, il fabbricante di contenitori fallisce. La gestione di questi problemi qua è una gestione molto più complessa di quanto non sia la soluzione spicciola di dove portare la monnezza. Un impegno ambientalista e umanitario ormai decennale, soprattutto a favore dei paesi del sud del mondo, quello di Giobbe, testimonial storico di AMREF, che sui temi dell'immigrazione parla chiaro. Su questo pianeta tutti i giorni più o meno muoiono 35.000 persone per mancanza di cibo. Su questo pianeta tutti i giorni più o meno muoiono 28.000 persone per eccesso di cibo. Il problema è di equilibrio iniziale globale. Se un 20% consumano l'80% di quello che c'è su questo pianeta, è chiaro che il rimanente 80% deve sopravvivere col 20% che rimane. Se uno ha fame, l'unica possibilità per risolvere il problema è dargli da mangiare. Stiamo parlando delle ondate migratorie, come se le ondate migratorie fossero fatte da persone che vanno in ferie. Le ondate migratorie sono fatte da persone che stanno morendo. Come diceva, adesso capisco che sono riferimenti colti, il famosissimo filosofo del Novecento, Rita Pavone, che diceva appunto la storia del passato, ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. È ovvio che se uno che vive in un posto insieme a altri 75 milioni di persone e tutti e 75 milioni di persone un bel giorno hanno fame, non è che prenotano al ristorante a fianco. Pigliano e partono e vanno da qualche parte dove si mangia, dove abitualmente si mangia. Tutto questo va risolto. Perché se non lo si risolve, quelli vengono comunque. L'ultima sfida africana di Giobbe è quella per l'acqua.
Certo, l'acqua finisce, poi dove andarla a prendere, ci mette 2 ore per andare, 2 ore per tornare. Ti aspettiamo qua, ok? Io vado al bar. Ti aspetto al bar! Eseguono la stessa lavorazione artigianale da inizio 800, quando è nato il Toscano. Sono le sigaraie della manifattura di Lucca. Sono state le prime lavoratrici a lottare per vedere riconosciuti i loro diritti sindacali e da 2 secoli tramandano la ricetta di un prodotto che è parte della storia e della tradizione italiana, il sigaro toscano. Da quando è nato a inizio 800, le sigaraie della manifattura di Lucca eseguono la stessa lavorazione artigianale con lo stesso tabacco Kentucky, rigorosamente OGM free, naturale al 100%. Nella manifattura ci sono in tutto 40 sigaraie e la loro età non supera i 40 anni. Producono 500 sigari ogni giorno. 14 anni che lavoro in questa azienda, ho fatto 18 mesi di addestramento per fare questo sigaro qua. E devo dire che è nata molta passione, perché ho scoperto un mondo con questo sigaro, perché c'è la storia, dalla scoperta dell'America, al tabacco, a tante cose. La ricetta è semplice, solo tabacco, acqua e stagionatura. Pochi i ferri del mestiere, ma non manca qualche segreto. Il sigaro si prepara mettendo l'amido di mais, che è un collante vegetale, estendo la foglia. Questa è una foglia sinistra, perché c'è il lembo destro e il lembo sinistro. Si taglia, ha un taglio molto... si chiama scarpetta il taglio che si fa. E ora creo l'interno del pieno. E questo movimento qui sto pettinando il tabacco per creare i canali di fumo. Se no non tirerebbe il sigaro. La difficoltà è l'interno. È fare proprio questo pettinamento qui del tabacco, e dopo un anno di stagionatura si può fumare. Dalla semina alla raccolta, dalla lavorazione al prodotto finito, quella del sigaro toscano è una filiera interamente made in Italy. Così come tutta italiana è la storia di Manifatture Sigaro Toscano. Siamo una realtà ormai ben consolidata e compenetrata nel territorio italiano, italiana al 100%, siamo molto legati alla filiera del tabacco, è un prodotto che va molto all'estero, siamo presenti in 42 paesi e ogni anno mettiamo delle bandierine in nuove realtà dove ovviamente il sigaro è molto apprezzato. Con Toscano siamo presenti da Argentina a Brasile, che sono le ultime realtà che abbiamo conquistato, fino al Giappone, all'Australia e poi a una serie di paesi europei, in primis la Spagna e la Francia, che sono per noi i mercati più importanti dopo l'Italia. Stiamo andando avanti portando anche una serie di innovazioni, sempre mantenendo però la nostra tradizione. Un lavoro meticoloso dunque, fatto di tanta passione e, perché no, a volte anche invidiato. Ci vuole molta pazienza e precisione in questo lavoro qui, e quindi una donna è più predisposta a farlo. Erano viste bene le sigaraie a Lucca, quindi era un lavoro molto importante, cioè, anzi si diceva di sposare una sigaraia per star bene, quindi sì. Non è solo una questione di parentela, essere zie per alcune è un vero mestiere, donne in carriera super impegnate che dedicano però ogni momento libero ai nipoti, una comunità in espansione che ha trovato nel sito ziario.it la propria casa ideale. Vediamo il nostro servizio. Quiet, quiet everybody, I have an important announcement to make. This is my little boy. Hanno scelto la carriera, inseguono il successo, sono dinamiche, spesso in viaggio d'affari, ma a volte hanno semplicemente rinunciato ad avere figli e così dedicano parte del loro tempo libero a coccolare i nipotini. Li viziano, li ascoltano, li portano al cinema o a mangiare la pizza e quando crescono diventano spesso le loro amiche più fidate. Sono le zie di professione, 23 milioni solo negli Stati Uniti. Single o sposate, sono cool, divertenti e 2.0, niente di più lontano dal classico stereotipo della zitella.
Una comunità vasta che in Italia ha trovato il suo punto di riferimento nel sito ziario.it, il primo dedicato alle zie e agli zii del nostro paese. Una piattaforma nata a distanza grazie a internet e creata in videoconferenza per mettere in collegamento zii e zie da ogni parte del mondo. Anche io ho due nipotine che vivono all'estero, vivono in Belgio perché mio fratello si è trasferito per motivi di lavoro, ne ho una a Roma e che vedo una volta a settimana perché faccio la zia del mercoledì e che stravizio. In videoconferenza interviene anche Elena da Milano, altra ideatrice del progetto. Ho cominciato a pensarci un paio d'anni fa, quando ancora lavoravo per un'azienda americana che si chiama PayPal e ai tempi vivevo negli Stati Uniti dopo aver viaggiato moltissimo. E un desiderio che avevo, io e mia sorella che ha due bambini, sono i miei nipotini, era quello di stare più vicino a loro. La società cambia, ci si sposa tardi e più tardi si fanno figli. Prima c'erano i nonni, la figura con la quale noi siamo cresciuti, no? Ci lasciavano dai nonni e noi passavamo il nostro tempo lì. Adesso i nonni sono vecchi, sono troppo vecchi per prendersi cura dei nipoti. Lo vedo con i miei genitori hanno iniziato con le piccoline, ma poi sono stanchi e quindi entrano in gioco le zie. Le zie non sono tutte uguali, c'è quella che si fa vedere solo a Natale, quella che passa più tempo possibile con i nipoti, quella che vizia. Il mercoledì delle schifezze è una cosa che facciamo davanti alla televisione, ci vediamo un filmetto, ci mangiamo patatine e Coca-Cola, le schifezze sono queste, le cose che sono vietate durante la settimana dei genitori. Allora, lo strappetto si può fare, però ecco, sempre in linea con le volontà dei genitori. Navigando sul sito, tanti consigli e informazioni utili per intrattenere i propri nipoti. L'idea che ci è stata consigliata, la più bella, più originale che Elena e io abbiamo trovato sul sito tra le tante, è quella del kit di sopravvivenza delle zie, ossia un insieme di suggerimenti, idee per risolvere un pomeriggio, una giornata intera o un weekend o addirittura delle vacanze e consigli da consultare velocemente per poi mettere in pratica. Essere zia di professione è dunque uno stile di vita. Ti tolgono tutto lo stress, altro che sciazzo, che stone therapy. Vai con la nipotina e stai da Dio, vero Elena? È la nipote therapy dovremmo istituire veramente. E ora, come di consueto, vediamo la settimana dei fatti. Esodo estivo si è concluso senza particolari disagi, nonostante il traffico intenso, il weekend di esodo di Ferragosto. Sulla rete stradale autostradale di 25.000 km gestiti dall'ANAS, i sistemi di rilevamento dei flussi veicolari hanno registrato un incremento di alcuni punti percentuali sia sulle grandi direttrici che sugli itinerari di breve-medio percorso. I volumi di traffico hanno rispettato le previsioni degli esperti dell'ANAS e di Viabilità Italia, ha dichiarato il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci. Gli spostamenti sono stati agevolati anche dai nuovi chilometri di viabilità messa a disposizione dall'ANAS. Dal 2006, ha proseguito Ciucci, l'ANAS ha aperto al traffico oltre 140 km l'anno di nuove strade ed autostrade. Soltanto sulla A3 Salerno-Reggio Calabria sono stati realizzati 341 km di nuova autostrada. Puntuale l'informazione all'utenza che ha potuto informarsi grazie ai numerosi servizi messi a disposizione dall'ANAS. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete rivedere i nostri servizi, basta collegarsi al sito adnkronos.com, sezione multimedia. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.